Oxford Street Food Gloucester Green Market. Oggi vi facciamo fare il giro del mondo. La mascherina per l'ossigeno è sopra la vostra testa. Allacciate le cinture, si parte. Prima tappa, Jamaica, no problem guys. Wrap, chicken, smoking. Cheers man, thank you. Seconda tappa, cambiamo continente. Ci dirigiamo nel sud-est asiatico, perché fa figo dire sud-est asiatico, non so bene dove siano, ma andiamo nelle Filippine. Filippino! Cibo filippino, ragazzi. Potato, onions, what else? Cabbage. Cabbage. Broccoli. Broccoli. Carne alla piastra. Insalatone sullo sfondo e anche lui fa, serve o il wrap, quindi arrotola sempre all'interno di questo pane, oppure serve nelle classiche vaschette da street food. Salutiamo le Filippine, ci dirigiamo nel Sud America, Venezuela. La repa. Thank you, sir. Queso. Formaggio. Formaggio. I need to get some now. Quite a treat, I've got 60 pounds now, so we can get the change out. Thank you. Potremmo paragonarla a qualcosa di simile alla tigella, quindi un panino che va aperto a metà e farcito nei più svariati modi. Quella che avete visto servire, what's the name? Cacciapa. Era la cacciapa. It's like a crepe with fresh corn and yes, gluten free as well. Ok. Ciao! Ciao ragazzi! Spagna! Paella spagnola autentica! Hola Jordi! Hola! Paella col pollo, paella col pesce, paella col chorizo, paella vegana con le verdure. Già che siamo in Spagna ne approfittiamo per mangiarci un dolce. Churros! Fonduta di cioccolata, friggono i churros, cannella e zucchero a velo. There you go, wonderful. Thank you. Lasciate le cinture, si torna in Asia. Benvenuti a Singapore. Belli, Singapore. Noodle per tutti i gusti, in questo stand i nostri amici Involtini Primavera, noodle, quindi pollo fritto e noodle di Barry. Ciao Barry, grazie. Rimaniamo nel continente asiatico, benvenuti in Cina. Qui potete trovare la nostra amica Chin. Sushi, dumplings, questa roba enorme, le salse all'aglio, alla soia. I ravioli cinesi. Thank you, Cinta. Torniamo a bordo, ragazzi, allacciamo le cinture perché si torna in Europa. Benvenuti in Polonia. Pierogi, altro raviolone, in questa volta in versione polacca. Pierogi, pancake rolls, crocchette di patate, spinaci, crocchette di pollo, bigos, potato of course, and a goulash. Goulash, yes. And thank you my friend. How do you say curva? Oh. Ciao. Passate anche alla Polonia, preparate giubbini, piumini, berrette, mon boot, dimenticatevi gli infradito perché vi porto sull'Himalaya. Taste of Himalayan vegetables, garlic chili chicken noodle again. This is
is our Italian bro. This is Italian bro, yeah. Cheers guys, thank you, bye. Non ci siamo certamente dimenticati di portarvi in Africa, Etiopia, Eritrea. La nostra sorella Lula. Ciao, come stai? Spices chicken, you see? Signi, tikka rossa. Thank you Lula, don't be shy, don't worry. Welcome to Tibet, my friend guys. Yeah. Homemade, authentic Tibetan food. Chicken? Pak chow. Pak chow. Tofu, vegetarian. Oh, is it vegan? No. Yeah, oh, vegan. Vegan. Yeah, yeah. Tofu. So this vegan. Is tofu? Yeah, yeah, vegan. Ragazzi, vegano, tofu. Wow. Ceci? Yeah. And spinach? Yeah. Spinaci e ceci? Yeah. Homemade dumpling. Look at that. Wow. Lui è uno dei più famosi qua a Oxford. One of the most famous food in Oxford. Thank you. Benvenuti in Grecia, ragazzi. Hello, Italia. Ciao, Nico. How are you? Italia. What are you eating? I'm eating lamb. Ecco, questo è il souvlaki, ragazzi. Allumi grigliato. Lamb, pork. Chicken. And sausage. Halloumi cheese, buonissimo, pita, olive oil and tzatziki, la classica salsa con yogurt, aglio, prezzemolo e poi insalata e verdure. Classico cibo da strada greco. E adesso siamo in Ungheria. Hello. Janos from Budapest. Hello, hello. Look at that. Wow, ragazzi! The best goulash in the UK. The best goulash in the UK. Questo è una specie di spezzatino, ma è una cosa, ragazzi, questo pucino qua. Questo invece, how do you call it? Sorry? No kedli. Questo li fa lui, fatti a mano. È una specie di pasta, gnocco, like gnocchi maybe. That something like gnocchi. E quindi abbina questi al goulash ed è una roba spaziale. Ma il mio piatto preferito di Janos sono i hortobaghi. Guardate ragazzi, una specie di crepes con dentro il chicken, poi viene tutto ricoperto con un pucino spettacolare. Questo invece è un goulash variante vegana, quindi è un misto di verdure. Langos. Questa pastella fritta che poi viene servita con del formaggio and, aglio. E aglio, garlic, così. Tutto fresco, cucinato qua sul posto al momento. Fantastico. If you are coming to Oxford guys, can't miss Janos goulash Hungarian food. Hello. Siamo in Inghilterra, Green Box. Stand vegetariano e vegano. Questi ragazzi fanno hamburger, wrap e piatti a base vegana e vegetariana. Sono veramente buoni. Questa roba spettacolare è un hamburger vegano. Fotonico, ragazzi. Rimaniamo in Inghilterra. Tipico cibo inglese, le pie, questa specie di torta salata. Lui è Neil. Hi Neil. Hi, hi Mattel. English food, right? English Mediterranean food. English Mediterranean food. Yeah, it's an English Mediterranean fusion of pie and vegetables. Quindi è una fusione tra cibo mediterraneo e inglese. All vegetarian, all four pies are vegetarian. Tutte le sue pie sono vegetariane. All made with fresh ingredients, Mediterranean vegetables and then an English pie case. This is the what I call the rustic one, so it's spinach, feta, halloumi. Qua le sue salse.
suoi ingredienti che utilizza a riempire, vedete? Mushroom stufado, so it's like the Greek stufado sauce, but all again vegetarian, using some like mushrooms, yes, chickpea and courgette. And then finally I've got my Mediterranean roast veg, so it's in a sweet, Mediterranean vegetables in a quite a sweet marinade. I put it in the pie case and then I add halloumi cheese and pine nuts just to give it a contrast of flavours. Halloumi on top? Halloumi first and then just some pine nuts. Here we are. Perfect. Thank you, Neil. Thank you, Mattel. In un prossimo video non ci limiteremo a mostrarvi il cibo, ma passeremo all'assaggio uno ad uno assaggeremo tutti i cibi che vi abbiamo mostrato. Carla vi saluta. L'unica che lavora. Lei è l'unica che lavora, io sono l'unico che cazzeggia. Hai fatto vedere i dolcetti della Scila? No. I dolcetti della Scila sono uno spettacolo. Ciao ragazzi, alla prossima!